Buonasera, innanzitutto. Buonasera. Si è visto che il Rimini ci teneva tanto a passare questo turno, anche per una rivincita per quanto era accaduto in campionato. Sì, esatto. Noi con la squadra, con la società e con il mister abbiamo deciso di intraprendere questa partita nel migliore dei modi, di cercare di portare a casa il risultato, come ha detto lei, come una rivincita. Il gol? Il gol è scaturito dal fatto che il mister mi ha detto di puntare alla profondità. È stata un'occasione di. Abbiamo preso palla lì a centrocampo. Ho visto il difensore che mi veniva alle spalle. Ho fatto un movimento. Ho fatto gol. Forse l'insegnamento di questa serata è che vince chi fa gol, nel senso che tu hai avuto un'occasione e hai fatto gol. Altri giocatori hanno avuto occasioni, non hanno fatto gol, quindi è importante anche essere concreti, no? E tu sei molto concreto perché hai giocato un quarto d'ora, hai avuto una chance e hai fatto gol. Sì, sicuramente quando si ha poche occasioni e si fa gol, il risultato può venire più spesso. Contro la Fermana ho avuto 3-4 occasioni, non ho segnato. Oggi contro il Cesena per fortuna è arrivato. Quindi sono molto contento per questa vittoria e la dedico ai tifosi. Ecco, molti si chiedono dove era la Mesta finora, perché insomma, cioè, non ti conoscevamo così decisivo, non Rimini, ma in generale, insomma, il tuo arrivo veramente ha cambiato i destini di questa squadra. Ma dove era la Mesta non lo so, sicuramente negli anni passati bisogna rispettare le scelte di altri tecnici, quindi quando mi si veniva chiamato in causa mi facevo trovare pronto, quindi in questo momento ho fatto gol, sono contento per la squadra, cercheremo di andare avanti così. Buonasera Daniele. Buonasera. Allora, raccontaci un po', ecco, bravo, stai un po' più vicino ai microfoni. Raccontaci un po' questo gol che è stato fondamentale per il Rimini. Sì, è stato un gol che è arrivato dopo pochi minuti dall'inizio della gara. E il mister ci aveva detto che il Cesena concedeva poco e bisognava sfruttare al massimo le poche occasioni che ci concedevano. E per fortuna è entrata. Sono molto contento. Raccontacelo un po'. Diciamo che è arrivata un po' fortuita la palla e mi sono fatto trovare pronto e l'ho stoppata e ho tirato. Come andava, andava. È stato bello anche segnarlo proprio sotto. Sì, infatti era, diciamo, un sogno prima della partita che speravo che segnavo tanti alla curva nostra. Quanto è importante per voi questa vittoria, anche alla luce di quanto era accaduto il 1 ottobre, sempre qui al Manuzzi? Sì, è molto importante, però soprattutto per la città, per i nostri tifosi. Però adesso c'è da pensare subito al campionato, che ci sono molte partite in pochi giorni e il campionato è ancora lungo e molto difficile. Quindi c'è da riazzerare subito. Ciao, buonasera. Buonasera. Penso ci sia una doppia bravura in quel gol, aver seguito quell'azione e aver sfruttato quel rimpallo alla fine, penso, ti è arrivata con un tocco di un avversario anche lì da te e aver tirato alla Sì, è perfezione. stato bravo anche Ubaldi a crederci, perché se non c'era Ubaldi lì che la deviava non mi arrivava il pallone, quindi devo ringraziare anche lui che ci ha creduto e niente, è andata bene. Poi bisogna anche dire che per affinare il vostro spirito di sacrificio, il primo tempo, insomma, ce n'è voluto tanto, no? Per non subire il gol del pareggio del Cesena, anche se in realtà, nonostante questa grande pressione, non avete corso dei pericoli veri e propri. Sì, anche il secondo tempo ci siamo compattati bene, secondo me. Era importante compattarci appunto perché loro giravano molto bene il pallone, sono una grande squadra e era fondamentale stare uniti.